Una risposta al fermento creativo che anima l'intera regione. L'avveniristica struttura della città della musica a Pescara va verso l'inaugurazione prevista per l'estate 2013 e si propone come polo d'attrazione culturale per i giovani artisti abruzzesi e di tutto il territorio nazionale. Il progetto è stato illustrato stamane dai consiglieri comunali del PD Moreno di Pietrantonio e Antonio Blasioli. Nel primo lotto, dal costo di 2,5 milioni di euro, e cui lavori sono terminati il 13 dicembre dello scorso anno, sorgeranno sale prove, sale d'ascolto e sale per le proiezioni audiovisive, laboratori, un bar-ristorante panoramico all'ultimo piano e una zona uffici. Il secondo e il terzo lotto prevedono aule didattiche, sale di registrazione e un grande anfiteatro. Gli esponenti del PD hanno annunciato che restano tuttavia alcuni nodi decisivi da sciogliere. Mancano circa 350.000 euro per le attrezzature destinate al primo lotto, mentre per sbloccare i lavori delle parti restanti bisognerà trasferire altrove il vicino canile. Noi facciamo un appello alla Università Gabriele D'Annunzio, al Conservatorio, alla Camera di Commercio e le tante associazioni che si occupano di questo settore, ma un grande appello anche all'amico Nicola Mattoscio, la Fondazione Pescara Abruzzo, che intervenga per dare un contributo concreto affinché possa decollare e partire questa incredibile struttura che, ripeto, è unica nel panorama nazionale e anche sicuramente internazionale.